Ehi, dove andate con quelle buste? Ma come, non lo sai? Cosa? All'Officina La Rossa non solo puoi degustare il meglio dell'enogastronomia lucana, ma puoi anche comprarla. All'Officina La Rossa entri, scegli, mangi e bevi lucano. E tutto quello che ti piace te lo porti a casa. Ma allora, cosa vi state portando? Il pollino in tavola! Il Rotonda, giocando un primo tempo da favola, ipoteca la vittoria nel match interno contro la prima della classe. Poi nella ripresa subisce il ritorno della capolista e deve accontentarsi del pareggio, che arriva al 44esimo con Palazzo. Padrone di casa subito pericolosi con Ferreira, che indirizza bene verso la porta pugliese senza trovare lo specchio. Pronta la risposta del Cerignola con Malcore. Polizzi, ben piazzato, intercetta. Al 14esimo i padroni di casa passano. Calcio di punizione dai 35 metri, Michel Ferreira carica il destro e lascia partire una bordata di rara potenza e precisione. Nulla da fare per Tricarico. Rotonda 1, Cerignola 0. La reazione della capolista al 16esimo, Longo impegna Polizzi con un tiro dal limite. Il Rotonda ha la possibilità al 20esimo di raddoppiare. Leone crossa dalla sinistra, Corrado ha un rimpallo favorevole e senza pensarci su batte a rete, la palla sfiora il palo destro della porta pugliese. Passano solo due minuti e l'arbitro concede un calcio di punizione per un fallo di mano di Ciccone. Ferreira sistema il pallone con cura e per la seconda volta batte Tricarico, scagliando verso la porta pugliese un missile terra-aria. 2-0 a metà del primo tempo, festeggiatissimo il brasiliano dai compagni. Il Cerignola prova a recuperare al 25esimo su calcio di punizione, Malcore sorvola il montante. Al 28esimo il cross dalla sinistra di Longo non trova pronto all'impatto Tascone, disinnesca Polizzi. Al minuto 33 Palermo da buona posizione scaglia un sinistro dal limite che scheggia la traversa. Ma l'occasione per calare il tris più ghiotta ce l'ha sul piede Saverino. Al minuto 36 il numero 7 biancoverde ruba palla sulla tre quarti, entra in area dal limite dell'area piccola, batte a colpo sicuro il diagonale, lambisce il palo destro della porta difesa da Tricarico. Sembra che ci si avvii al riposo con il doppio vantaggio dei padroni di casa, ma invece nei minuti di recupero il Cerignola accorcia le distanze. Malcore ruba palla a Giordano, si accentra, scarica per Mincica che di destro, all'altezza del dischetto, fulmina Polizzi. Secondo noi l'azione è viziata da un evidente fallo del numero 9 gialloblu su Giordano, ignorato dal direttore di gara. Si va così a riposo sul 2-1 per il Rotonda. Nella ripresa il Cerignola mette in campo lo Iodice, Maltese e Palazzo e la partita cambia. Ospiti pericolosi già al quarto minuto con Russo, la rasoiata del pugliese termina di poco al lato. Al 7esimo il destro a giro di Lo Iodice non trova lo specchio. Al minuto 12 si fa vedere Ferreira dalle parti di Tricarico, il suo destro sorvola il montante. Al 16esimo sulla conclusione di Dorval si guadagna lo stipendio Polizzi. Al 37esimo ancora Lo Iodice trova in mezzo all'area Mincica. Il colpo di testa dell'attaccante non inquadra la porta. Al 44esimo il Cerignola pareggia. Palazzo scappa a Giordano e di destro fulmina Polizzi. Finisce così 2-2 con qualche amarezza per i padroni di casa per le tante occasioni sciupate nel primo tempo.